Percorsi della Fede, una visita guidata tra chiese del centro storico di Catanzaro, iniziativa di una neonata associazione per la valorizzazione del capoluogo di regione. E ora parliamo di una visita guidata tra le chiese del centro storico di Catanzaro. Antonio Liotta. È partita dalla San Giovanni, nel cuore del capoluogo, la visita tra le chiese del centro storico organizzata dall'associazione Catanzaro e la mia città. L'iniziativa è nata su Facebook e ha suscitato l'interesse di oltre 300 persone. Un vero e proprio viaggio alla riscoperta di un patrimonio storico, artistico ed architettonico a volte sconosciuto agli stessi catanzaresi. Spesso approfittiamo di andare in altri luoghi dimenticando che Catanzaro è molto bella, ha cose importanti e che solo amando la città si può migliorare e fare qualcosa di più per vivere quotidianamente in modo decente. Dalla chiesa del San Giovanni alla Basilica dell'Immacolata, edificata nel 1254. Un legame antichissimo, quello che lega Catanzaro al culto della Vergine, la prima patrona della città, che secondo la tradizione, grazie alla sua intercessione, fu liberata dalla peste nel 1641. Terza tappa del tour, la chiesa del Monte dei Morti, un nome che deriva dalla piccola elevazione su cui sorge, ma anche dal fatto che proprio qui c'era un monte di pietà i cui risparmi servivano per i funerali dei poveri. Ma la vera esclusiva è stata la visita alla meno conosciuta Chiesa della Stella, aperta per l'occasione al gruppo di visitatori. Custodisce al suo interno affreschi ed opere di grande pregio artistico. Sono sicuro che la maggior parte dei visitatori di questa sera non c'è mai entrato. È una chiesa del Cinquecento che contiene anche delle opere, alcune delle quali attribuite a Mattia Preti, quindi è una piccola chicca a conclusione della serata. Ancora chiusa per lavori di restauro la chiesa del Rosario, il gruppo si è spostato infine verso il Duomo, sorto sulle ceneri della prima cattedrale eretta in epoca normanna. Al suo interno, tra le altre cose, viene conservato il busto argenteo di San Vitaliano, patrono della città. L'ultima tappa di un tour che ha fatto riaffiorare il legame tra storia, religiosità e tradizione popolare.